sabotato il laboratorio per i test del coronavirus dell'ospedale San Camillo di Roma. Ho appreso dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo che questa notte è avvenuto un sabotaggio delle apparecchiature del laboratorio per test Covid-19 che doveva essere attivato oggi. Un fatto gravissimo che ci indigna. È stata presentata denuncia ai carabinieri, i colpevoli dovranno essere puniti. Lo ha comunicato l'assessore alla sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Un atto ignobile, compiuto proprio nel giorno in cui il laboratorio sarebbe dovuto partire. Punto secondo quanto riportano i quotidiani, al momento il danno avvenuto all'interno del laboratorio di analisi non è stato quantificato e non è chiaro chi possa essere stato a compiere questo terribile gesto. La Regione Lazio, intervenuta con un comunicato stampa e con un tweet dell'assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, ha dichiarato che è stata presentata denuncia formale ai carabinieri. Punto avviate subito le indagini degli inquirenti per capire chi c'è dietro al sabotaggio delle attrezzature del laboratorio Covid-19 e perché abbia deciso di compiere questo terribile gesto. Un gesto contro i malati di coronavirus e dell'intera collettività. I colpevoli dovranno essere puniti, ha dichiarato l'assessore regionale alla salute Alessio D'Amato. Secondo i dati del 31 marzo, i nuovi casi positivi nella Regione Lazio sono 181. A Roma i nuovi contagiati sono 54. Dato che sale a 116 se si considera l'intera provincia. A Viterbo sono 23 nuovi casi positivi e 1250 persone uscite dalla quarantena. A Frosinone si registrano 18 nuovi casi e 145 persone uscite dalla quarantena. Dodici nuovi contagiati a Rieti, tre decessi, una donna di 46 anni, un uomo di 70 e un uomo di 80 anni, tutti con patologie pregresse. Anche a Latina sono 12 i nuovi casi positivi, morto un uomo di 59 anni, 8 pazienti guariti e 2.922 persone uscite dall'isolamento domiciliare.